Non si placano le proteste in via Satta a Casalbruciato sotto l'appartamento al secondo piano assegnato ieri ad una famiglia rom. Nel piazzale condominiale, oltre a un gazebo di Casa Pound, si sono radunate alcune donne residenti nel quartiere che hanno rivolto ancora delle minacce alla famiglia rom. Io li voglio vedere tutti impiccati, bruciati. Per 2 anni l'ho portato dal psicologo mio figlio. Per 2 anni, a 11 anni. Nessuna associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, tesa a favorire Maglio Cerroni, patron della discarica di Malagrotta. Nelle 182 pagine della sentenza che ha assolto l'imprenditore dopo oltre 4 anni di processo, il collegio della prima sezione del Tribunale di Roma ha ricordato come quella dell'emergenza ambientale a Roma e in tutta la regione Lazio fosse all'epoca dei fatti una situazione realmente esistente e per di più risalente nel tempo. Soddisfatti i legali di Cerroni. I giudici hanno completamente demolito l'impostazione del pubblico ministero. È importante che ci sia un accesso al credito più semplice per le imprese. È l'appello lanciato dal presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, durante un convegno a Roma alla presenza del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e del presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri, candidati alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Tortoriello si è quindi augurato da parte della politica una forte accelerazione sulla crescita dell'economia. Aveva trasformato il cortile della comunità di recupero dei tossicodipendenti, dove stava scontando una pena a 9 anni di reclusione, nel quartier generale di un'organizzazione dedita allo spaccio e al riciclaggio del denaro. Per questo motivo la Guardia di Finanza questa mattina ha arrestato un 57enne di Fondi e altre 12 persone, tutte responsabili anche di detenzione abusiva di armi. La videosorveglianza e i pedinamenti svolti da militari delle Fiamme Gialle hanno appurato che il cortile della comunità era divenuto il quartier generale del gruppo criminale. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.